Claudia Pollina, Rosanna Pavoni, la nostra Elisabetta Bovello e tutti quanti voi per essere qui ad ascoltarci. Io entrerò in merito ad altre problematiche, diciamo, non così generali ma un pochino più particolari, e farò un intervento diviso in due parti. La prima, che riguarda, diciamo, proprio il mio compito di coordinatrice del gruppo Case Museo in Italia, a cui ho dato seguito dopo appunto che Rosanna ha in qualche modo lasciato il testimone, e l'altra invece è quella che mi ha condotto dal 1999 ad aprire una casa museo. E quindi, diciamo, voglio portare a voi questa esperienza, non perché voglio fare così un'autocelebrazione di vedere come si fa le case museo, ma semplicemente perché questa esperienza potrebbe essere in qualche modo utile e di confronto per il lavoro che state facendo, che state impostando con questa legge così importante. L'esperienza dell'ICOM riporta a dire che durante il convegno vorrei porre l'accento su quelli che sono i punti di forza, a mio parere, delle case museo. Siano esse nate per testimoniare la presenza di un personaggio famoso, come abbiamo visto queste appunto riunite in Francia e o anche in questa idea della legge regionale Emilia Romagna, siano però anche case nobiliari di famiglie che sono magari passate al pubblico, siano ancora invece dimore storiche ancora abitate, oppure siano case comuni ma significative per qualche aspetto del vivere. Non è qui la sede per discutere o valutare l'opportunità dell'apertura di case museo e il loro autosostenersi, né tantomeno quella per cercare una definizione condivisa per indicare e catalogare questo genere di musei, con attenzione sulla quale ancora non si è trovata armonia di determinazione. Argomento difficile e aperto, cui vorremmo dare con Turismo Italia Internazionale una svolta, partendo dal pensare di individuare elementi condivisi di riconoscibilità che accomunino le case museo. La particolarità rispetto ai musei di altri generi, come si è visto anche nel filmato e come si è sentito nelle parole del suo realizzatore, dà la possibilità di comunicare grazie alla relazione fra ambienti e vita quotidiana comune e condivisa. I luoghi, il bagno, la cucina, la camera da letto, sono luoghi che, seppure diversi nelle varie epoche e nei vari luoghi, hanno e hanno avuto analoghe funzioni. Insomma, trovare peculiarità per arrivare forse domani a una definizione condivisa. È invece, a mio parere, qui utile sottolineare tutti i punti di forza, come dicevo, ossia le peculiarità che fanno della Casa Museo un luogo capace di comunicare storie e mettersi in contatto diretto con i cittadini di ogni fascia di età. Per questo trago spunto da uno dei membri della commissione, Francesco Alberti La Marmora, che ha voluto condividere oggi con voi e con me quindi un progetto che metodologicamente può applicarsi a simili situazioni. Si tratta di una famiglia, anzi di più famiglie, gli Alberti, la Marmora, i Ferrero e Casazza, un palazzo che li ricongiunge, secoli di storia che si svolgono come un nastro e si ritrovano nell'attuale abitazione che ne raccoglie i documenti e le vestigia. Capite che è diverso parlare di un personaggio o parlare di un luogo dove moltissimi personaggi hanno avuto casa e quindi si sono
così date il testimone appunto l'uno l'altro e le vestigia di questi si trovano in questi luoghi. Questo nastro si ripana e si intreccia in nomi di grandi, anche se non necessariamente di quel ramo della famiglia. Leon Battista Alberti, Alfonso La Marmora, secoli di storia, storia di storia. Ciascuno narra un pezzo, tutti narrano lo svolgersi dei secoli. Questo mi pare assai utile per le dimore storiche e per le case museo di famiglia, chiamiamole, che costituiscono una parte significativa delle case museo e credo che possa essere una strada da percorrere per comunicare i vari piani di lettura di questi edifici, degli abitanti e del loro contenuto e riuscire così a mettere in comunicazione questa tipologia di case museo presenti sul territorio nazionale. Il titolo di questo nastro, di secolo in secolo protagonisti della storia, è l'esito e la sintesi del processo ideativo di Francesco Alberti La Marmora e ci permette di riflettere qui sulla validità della proposta e la possibilità di applicare questo format ad altre situazioni con le quali poi magari riuscire a fare rete. Il nastro rosso nasce dalla necessità di rappresentare visivamente la successione dei secoli che fa da traccia per alludere ai diversi termini con cui evochiamo in modo semplice idee complesse, come dal Rinascimento al Neoclassicismo, dalla Restaurazione al Romanticismo. Quel nastro permette di attaccare con delle mollette al filo del tempo idee e personaggi e provocare un'aspettativa condivisa nel pubblico. Si crea in tal modo una connessione con il gruppo dei visitatori fra una macro dimensione, quella della storia, la cronologia e lo specifico del luogo. C'è poi il trattamento delle immagini, che sono elaborazioni grafiche di quelle che verranno viste durante la visita, ma sono state tratte e ristrutturate fino a far loro perdere la natura di riproduzione fedele, aver reso evidenti i pixel per sottolineare il carattere di alias dell'identità del personaggio che andremo a scoprire. Poi ci sono gli stemmi, l'idea del logo, vediamo bene, per esempio, oggi è così indispensabile per dare identità ai progetti, ad aziende, attività di vario genere, come progenitore lo stemma, l'arme o il blasone. In questo caso nel mantello sono state inserite in modo non invadente le diverse varianti dello stemma Ferrero e Ferrero La Marmora. I testi, poche righe che raccolgono le informazioni essenziali che contraddistinguono il personaggio e il suo periodo storico. Una delle caratteristiche di questo pannello consiste nel fatto che offre al visitatore una mappa in relazione alla quale gli si fornisce la possibilità di interagire. Non di rado, a seconda della velocità del gruppo e degli interessi, la narrazione può concentrarsi su un tema invece che su un altro e dal primo pensiero che viene richiesto si potrà prendere spunto di partenza il 900 anziché il 400 anziché il 600 e così via. L'unico elemento fisso di questo format è quindi il nastro rosso, che simboleggia il tempo del tempo. Tutti gli altri elementi, profili dei personaggi, date, testi, devono essere tratti dalla storia del luogo e quindi sono validi per tutti. Il messaggio rivolto ai visitatori è: ciò che vedete in questo luogo, le diverse parti dell'edificio, la concatenazione di opere fatte in epoche diverse, la cerchia dei dipinti, degli arredi, dei materiali, i cimeli, gli archivi, tutto questo non è stato scelto da un curatore di museo o da un collezionista, ma nasce dal sovrapporsi di scelte compiute a una generazione dopo l'altra dei membri della famiglia, che si tratti di trasformazioni edilizie, di arredi, di singoli oggetti. Una dimora storica o una casa museo sono luoghi che conservano il campo dei passi di chi vi ha vissuto. Quando li si percorre, si
conduce il visitatore in un viaggio nel tempo unico e irripetibile. Qui si parla oggi di case e studi di persone illustri in Europa, in Francia si è visto che cosa è stato realizzato molto, molto intelligentemente, come sempre, tutte le cose francesi che sono, come dire, all'avanguardia. Potrebbe essere interessante anche in Italia e la regione Emilia-Romagna mi pare che abbia dato un inizio molto significativo. C'è poi un'altra iniziativa italiana, le Case della Memoria, che attendono un principio simile, ma non soddisfano tutte le esigenze di narrazione e interpretazione delle complesse categorie presenti sul nostro territorio. A mio parere, a nostro parere, niente rende più esplicito il vivere dei grandi della storia che conosce che attraverso gli oggetti, le abitudini, la quotidianità, visibile nelle loro case. I grandi certamente non perdono il loro fascino dell'umanizzazione, ma al contrario riescono a entrare in maggior misura nella mente e nei cuori di chi ha vissuto l'esperienza della visita ai luoghi di vita. Ecco perché le case museo sono un patrimonio per la cultura. Nelle case museo si dovrebbero tenere con regolarità lezioni di storia, di letteratura, di arte ai giovani. Esse sono gli spazi giusti per comunicare il valore del passato e la dipendenza del presente da quanto il passato ha prodotto. La pandemia ha costretto tutti a una riflessione sulla propria identità e sul proprio futuro. Siamo convinti che le case e il museo siano in grado di rispondere ai nuovi interrogativi e per la loro natura ricerchino la sostenibilità nelle più varie forme. Crediamo che lo scambio di esperienze su questo argomento, come l'odierno, possa essere utile a superare la crisi attuale e affrontare future sfide con maggiore consapevolezza. Abbiamo, con la Commissione di cui sono coordinatrice, avviato una riflessione dato inizio a una serie di appuntamenti online rivolte a operatori e gestori di case e museo, la più ampia comunità museale, soci ICOM, agli operatori della scuola, al pubblico interessato. Hanno partecipato case e museo da tutta Italia e le sessioni condotte grazie a ICOM sono state registrate e sono fruibili in rete. L'esperienza è stata ricca di spunti e scambi che hanno confermato l'importanza della condivisione e quella di procedere a interconnessioni sempre più ampie per poter diffondere alcuni principi chiave per l'identificazione e la successiva crescita dei luoghi. La Commissione intende continuare a promuovere questa tipologia museale, non minore e così caratterizzata per luoghi, epoche e circostanze, mettendo in comunicazione e facendo rete tra le case museo sul territorio, anche portando al Ministero la richiesta di inserire la voce in casa museo fra quelle da tutelare ai sensi della legge, dove sono per ora inclusi solo gli studi d'artista. Fra i principali temi di discussione per il triennio 2023, la Commissione si era prevista alcuni punti da sviluppare. Sono interpretazioni multidisciplinare delle case museo, livelli uniformi di valorizzazione, strategie internazionali di valorizzazione, strategie comuni di conservazione e restauro, anche questo molto interessante, interpretazione e conoscenza degli ambienti. Il lavoro della casa. Il lavoro era stato reso complesso dagli eventi pandemici, tuttavia stiamo lavorando per predisporre un convegno sul tema la camera da letto. Ecco che la regione Emilia-Romagna apparirà, se volete, proprio in primo piano con quello che ci siamo detti finora, che segue quelli realizzati affrontando l'argomento delle cucine e dei bagni, tutti ambienti che accomunano le case del nostro continente, anche se sono in passato quelle appartenenti a famiglie di una certa estrazione sociale. Insegno che il bagno prima non ce l'avevano tutte le case. Ai convegni sulle cucine e sui bagni ha fatto seguito la pubblicazione degli atti che sono reperibili in rete e ora sta giungendo al
dichiarazione di un figlio da diffondere sui social per incuriosire, si spera, il pubblico e dare sempre più impulso alla creazione di una rete in cui le varie tipologie di casa possano riconoscerci. E adesso invece vorrei passare. Quelle persone
l'articolo della famiglia, quello delle persone, del potere, della ricchezza, degli scambi internazionali, ma anche delle passioni, degli amori, degli intrighi, della devozione. Nessuno avrebbe potuto allestire miglior museo di quello che lasciarono i proprietari. Noi dovevamo solo capirlo e interpretarlo per comunicarlo al pubblico. Mancavano i soldi, quindi naturalmente che cosa facciamo? Cerchiamo di capire tutti i punti di forza, punti di debolezza. Ecco l'analisi SWOT che era nel 2001. I punti di forza erano molti, come vedete, ancor più si sono esplicitati durante il lavoro di recupero e di adeguamento per poter aprire al pubblico. La conoscenza acquisita, grazie all'inventario degli oggetti e il recupero degli archivi, compri, le cose da scartare, lo studio dell'archivio, l'approfondimento delle conoscenze sulle opere, ha consigliato di mantenere intatte le suggestioni che dai tempi passati erano arrivate fino a noi, come segnale ancora presente e tangibile nel palazzo di Via della Furia. Era per noi un imperativo quello di rendere esplicita e viva la storia degli stessi abitanti, che gli stessi abitanti avevano narrato nel dipinto del 1777, eseguito dall'allievo di Pompeo Patroni, lucchese Giovanni Battista Bellini. I padroni di casa e gli altri personaggi raffigurati uscivano dal dipinto e arrivavano a narrazione. Niccolò con la consorte Maddalena Tempi, anziano a sinistra del piccolo tavolo rotondo, presso il quale Gabriele e i bambini si avvicinano con un vassoio pieno di chicche contenenti la cioccolata, la bevanda alla moda nel Settecento da accompagnare i biscotti disposti sul tavolo. Una connotazione gastronomica su cui abbiamo molto lavorato, questa della cioccolata. Elegantissimo il figlio Marco, insignito della croce di Santo Stefano, in virtù del variato di vino riservato ai primogeniti della famiglia, siede alla mesa del tavolo con la moglie di Teresa Vinci, mentre la madre Giuseppe sosta in piedi rivolgendo attenzione agli spettatori. In primo piano i due figli di Marco e Teresa, Niccolò, detto Niccolino, sposato poi con Caterina De Vinci e Maria Maddalena, aggiunti dal Benigni nel 1683 insieme al loro piccolo Gabriele italiano che regna sul collare le loro iniziali incrociate. All'estrema destra un maestro di casa, forse un membro della famiglia Genelli, ma non siamo sicuri, e due visitatori, vedete, più piccolini, sicuramente del Gran Tour, perché del Gran Tour prevedeva l'arrivo in casa Martelli. Questi rivolgono la loro attenzione alla scultura di Donatello, di nuovo attribuita a Donatello recentemente da Francesco Cagliotti, raffigurante San Giovannino dal 1913 al Monticello. Sulle pareti, capolavori che avevano reso nota la quadreria fuori dai confini italiani, la morte di Lucrezia di Luca Giordano, la congiura di Caterina di Salvatore Rosa, incisi nella raccolta di 24 stampe rappresentanti quadri copiati da alcune gallerie e palazzi di Firenze da Edouard Gautier d'Abbottis. Sulla parete di fronte ritratti di altri membri della famiglia, Cassandra, suora, Missagaggio, Teresa, sposata, Anna e Leonardo, eccetera. Nel salotto ancora dipinti oggetti mobili, l'arredo di un luogo che ben presto divenne una propria quadreria, come lo vediamo nei disegni voluti da Marco e nelle infinate, ecco, delle stanze esistenti. Andiamo pure avanti. Insomma, era chiaro che quel luogo, sebbene avesse su
ci ha guidati nell'applicazione del metodo che sarebbe opportuno usare ogni volta si voglia restaurare e utilizzare con rispetto antichi edifici che potranno ancora raccontare una loro storia e non diventeranno solo contenitori, magari bellissimi ma spesso totalmente anonimi, comunque slegati dalla motivazione per la quale furono creati. Sono concetti difficili che spesso non passano nelle menti di architetti più o meno alla moda. Sono opportunità possibili solo se si riesce a far lavorare in sintonia gli alunni davanti, professionalità dalle formazioni diverse e fra loro complementari, ciascuna con le proprie competenze, con la